Tornato a Catania, nella mia città, in una via del centro, proprio 30 anni fa, chi vi incontro? Girgenti! Che dopo un po' mi dice di un suo progetto ed è chiaramente felice. Dirigerà fra poco una grande rivista, una cosa fantastica, una cosa mai vista. Finalmente potrò dire la mia parola, finalmente potrò rinnovare la scuola. Queste cose mi dice e io, da parte mia, che ho avuto per i matti una gran simpatia, gli tengo un po' bordone, lodo quel suo progetto, esalto quell'impresa, ma penso, poveretto. Ma lui, presago già dei suoi futuri allori, mi dice che mi vuole fra i collaboratori. Lo lascio e me ne vado. Già lo perdo di vista, ma dopo qualche mese arriva la rivista. Una cosa ben fatta, in tutto ben curata, ma nel campo scolastico c'è una lotta spietata. Con tanta concorrenza, tante riviste, infatti, come potrà mai farcela? Proprio cose da matti. Oddio, povero Venero, ce la potrà mai fare? Si mangia lo stipendio, quanto potrà durare? Per venirgli incontro, per non farlo fallire, pago l'abbonamento, le mie 600 lire. Ricordo che ci fu una gran resistenza da parte di Girgenti, ma gli feci violenza. Pensavo, avrà di certo uno zio sacerdote, un padrino in America, una moglie con dote, altrimenti sarà di certo la rovina. E pensavo turbato alla moglie meschina, alle due figliolette, vittime certamente della dissennatezza d'un uomo senza mente. Ma la fortuna aiuta i matti. Lo sappiamo, è un proverbio più antico della barba d'Adamo, ma solamente quando, questa è la verità, la fortuna vuol dire lavoro e serietà, ma solamente quando la fortuna vuol dire lottare e non mollare, guardare l'avvenire, correre, lavorare, scrivere, preparare senza posa il giornale, correggere, badare alla tipografia e afferrare al volo le circolari ed essere in questa impresa solo. Così, per anni e anni, molto lavoro e poco guadagno, anzi pochissimo, una cosa da gioco, forse neanche quello. In quegli anni di lotta Venero ci rimise un pezzo di pagnotta, di quella che gli dava lo Stato, ma da matto tenne duro, dicendosi di essere soddisfatto. E in quel lavoro oscuro, fatti in quegli anni bui, mi sia permesso dirlo, anch'io lottai con lui, ma a debita distanza, che non voglio accampare meriti, sia ben chiaro. Mi misi a lavorare e scrissi per la tecnica 30-40 articoli che, dopo essere apparsi tutti nei suoi fascicoli, formarono un libretto Concorso Magistrale che ebbe qualche successo. Ma lasciamo quegli anni e la lotta accanita che Venero sostenne con la cinghia alla vita sempre più stretta, amici. Di quegli anni 60, di quel suo medioevo, già ne abbiamo abbastanza. Ora è bene arrivare, e ricalco l'accento, agli anni del successo, al suo rinascimento. Cos'è, cosa non è? Di colpo i suoi abbonati, che erano 200-300, ogni giorno contati, diventarono 1000, 2000, 10.000, 20.000, di più, un esercito in fila che partendo da qui a Milano arrivava, e il numero in crescendo sempre più si ingrossava e cresce sempre ancora, da Trieste a Pachino, da Capo Lilibeo a Genova, a Torino. È il frutto d'un lavoro che non ebbe mai posa, e il lavoro e Girgenti sono la stessa cosa, pietra su pietra e avanti, mattone su mattone. E la casetta un giorno diventa un palazzone. Si comincia a stampare con piglio industriale ed ecco, la rivista diventa nazionale nel senso più legittimo. È seguita, stimata, e non c'è presidenza dove non sia arrivata. Non c'è direzione e non c'è professore o maestro o studente o semplice cultore che non la legga e tragga utili aggiornamenti, un pozzo di notizie e tanti chiarimenti. Parliamo della festa del trentennale,
che facciamo alla tecnica e al suo principale. Che cosa gli facciamo? Da dove incominciamo? Intanto buon umore, cosa gli auguriamo? 100 anni di salute? Troppi! 30 soltanto, assieme alla signora, come conviene. Intanto che se ne stia tranquillo, rimanga in santa pace, faccia quello che vuole, faccia quel che gli piace, lontano dal lavoro, pago del suo successo, e si goda sereno quanto gli viene concesso. Tanto c'è Gabriella, tanto c'è Daniela, che sanno cosa fare con molta cautela. Hanno fatto abbastanza gavetta col papà e sanno molto bene ormai come si fa. Per tanto tempo ancora la tecnica vivrà e per tutta l'Italia il nome porterà di Venero Girgenti e col suo nome ancora il nome di Catania. Salvatore Camilleri.